mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci accomodiamo, ascoltiamo. Le letture di questa settimana sono incentrate sull'alleanza di Dio col suo popolo Israele, prima rafforzata e poi concretizzata col sangue del Figlio suo, mediatore della nuova alleanza tra lui e gli uomini. L'Eucaristia ne è il memoriale. In essa troviamo la pienezza della nostra vita, ciò che ne dà senso, quando l'accogliamo nel nostro cuore come dono e ci lasciamo amare, quando le esperienze di fragilità mitigano il nostro orgoglio ed è su questo silenzio che agisce la grazia di Dio. Andare all'Eucaristia è alimentare la forza della nostra fede con quell'amore che ricerca il volto di Dio in ogni fratello e sorella. Thank you.
della mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli è la cenere di una gioventa, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Ecco il pane degli angeli, pane dei peregrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli annunziati, il sacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai capri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che sai, tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Grazie.
fare questi 3 anni in cui ogni volta c'è un passaggio e bisogna studiare, studiare, studiare per poi alla fine scoprire che non abbiamo capito niente. Però va bene così, cioè è proprio pensato in questo modo, cioè è proprio necessario che uno faccia un percorso lunghissimo incontrandoci tutte le settimane e poi alla fine dici ma perché? Cioè, che cosa abbiamo fatto fino ad oggi? Però forse oggi che, come dire, viviamo questo primo incontro importante, fondamentale, che è appunto la prima comunione, ci fermiamo su quello che può essere il racconto che c'è dietro, la narrazione. È sempre importante, perché oggi dobbiamo cercare di capire come ci deve essere posta la domanda. Ma oggi vai a fare la prima comunione e qualcuno risponde, dice sì, oggi ho la prima comunione. Ah, che bello, bravo, complimenti. Prima risposta. Qualcun altro invece diceva: vai a fare la prima comunione, ma è una cosa bellissima, straordinaria. Che bello, vedete? Sì, è tanto tempo che stiamo studiando, tanto tempo che abbiamo approfondito, tutte le domeniche che siamo venuti a messa, eccetera, eccetera. E poi qualcun altro ce lo chiede: ma il punto è se riusciamo a seguire il prete che, come sempre, è un po' provvisto, ma cerchiamo di rimanere sul pezzo. Allora, il punto è che la domanda deve essere posta in questi termini. Ragazzi, ma voi dovete fare una prima comunione? Ma siete proprio sicuri? Ma tu lo sai che cosa significa fare la prima comunione? Vedete, la narrazione che ci deve essere dietro. Più che, ah, che bello, c'è una festa, che bello, c'erano un sacco di regali. Tu non sai che orologio mi ha regalato mio zio, mio padre, mio cugino. Non sai la PlayStation, quanto costa, e finalmente sono riuscito a raggiungere il primo smartphone a 100.000 milioni di euro. Sì, vabbè, anche meno, anche no, però la domanda è questa. La narrazione che c'è dietro alla prima comunione è bello, c'è una festa, eccetera, tutte cose buone, ma la domanda vera è, ma tu lo sai che mentre stai facendo la prima comunione, in realtà tu ti stai imbarcando e stai facendo una promessa da agente segreto? Ma tu sei pazzino, ma tu non è bello fare la prima comunione, ma tu lo sai che significa? Significa che di punto in bianco qualcuno ti viene e dice: tu hai fatto la prima comunione, tu hai fatto la prima comunione, ti hai visto, te Marco, Alessandro, Marco, Lavinia, Giorgia, Valeria, Andrea, avete fatto la prima comunione. E allora significa che da un momento all'altro può spuntare una spia da dietro l'angolo e ci colpisce. Stai attento, perché se hai fatto la prima comunione ti sei esposto, tu sei diventato un agente segreto sotto copertura. Beh, adesso vi siete vestiti così, ma è una cosa pericolosissima, perché se vi riconoscono in mezzo alla strada che avete fatto la prima comunione, potete essere fatti fuori subito. State attenti. Il punto è, e concludiamo, perché solo questo voglio lanciarvi oggi: la prima comunione, ecco, oggi voi fate la prima comunione, ma anche questa domanda è posta male. Concludiamo dicendovi: oggi voi state chiedendo non di fare la prima comunione, questo articolo deve essere cancellato, l'abbiamo detto ai ragazzi che l'hanno fatto settimana scorsa. Oggi voi state chiedendo non di fare la prima comunione, oggi state chiedendo di fare comunione, punto. Altrimenti noi andiamo a riempire i nostri altari, abbiamo messo un sacco di fiori, abbiamo messo pure questa vite qui con i vostri grappoli di uva, poi vi abbiamo fatto mettere dei vestiti bellissimi, anche io mi sono messo questo coso con dell'oro, e poi dopo farete la festa e andiamo a mangiare, lo mangiamo benissimo, andiamo a fare tutto quello che non siamo riusciti a fare fino ad ora. Ma state attenti, perché voi oggi non avete chiesto di fare la prima comunione, cioè di prendere l'ostia. La verità è che oggi la festa del corpo e sangue di Gesù non serve a niente. Il corpo e sangue di Gesù non serve a niente. Questo ricordatevelo sempre. Perché noi non siamo venuti a prendere il corpo e sangue di Gesù. Noi siamo venuti a diventare il corpo e sangue di Gesù. Cioè, io sono qui non per fare la comunione, che non mi serve a niente. Io sono qui per fare comunione. Io sono qui per la comunione. Cioè, per quelle volte in cui vi sarà chiesto di combattere, per quelle volte in cui vi sarà chiesto non di prendere i fucili, perché non mi sembra molto il caso, ma vi verrà chiesto di affrontare l'ansia, di affrontare tutti quei conflitti di cui è pieno il mondo, le vostre famiglie, i parenti, i nonni, i zii,
sacrificarsi per fare la comunione, non serve a niente. Quello che serve è imparare a fare comunione. Abbiamo riempito per secoli le nostre chiese di gente che non aveva capito un tubo, perché non aveva capito come fare comunione. Non far vedere che anche io ho fatto la mia comunione, non far vedere che mi sposo in chiesa, non far vedere che facciamo il battesimo, non far vedere che mi sono venuto a confessare, non far vedere. Speranze del mondo, preghiamo. Tu, Signore, per tuo amore.
accoglierti per non sentirsi soli, ma per godere della tua vicinanza. Preghiamo. Signore, il tuo amore. Pane di vita, le famiglie unite dal sacramento del matrimonio trovino sempre e solo in te la vera forza della loro unione. Preghiamo. Signore, il tuo amore. Pane di vita, fa che i bambini che riceveranno oggi per la prima volta l'Eucaristia accolgano nel loro cuore l'insegnamento di Gesù di mettere al primo posto lo scambio di amore fra Dio e fratelli. Preghiamo. Signore, il tuo amore. Per noi ci dona tanta tanta gioia. Grazie Gesù per quello che fai per noi e per i miei quattro nonni, mamma, papà e mia sorella, tutti uniti a me. Preghiamo. Grazie Gesù, perché sono un ragazzo fortunato. Ti chiedo di aiutarmi ad esserti sempre fedele. Affido nelle tue mani i miei cari, preghiamo. Ringrazio Gesù per avermi aiutato con i miei nomi e quando ero triste. Gesù, ti voglio bene. Tanti baci da Marco di Anna, preghiamo. Thank you.
cioè di venire alla tua chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo, il nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di Cristo, ti precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il
tempo ha sbiadito i ricordi, ma oggi, insieme a voi, ritroviamo l'atmosfera di allora, contagiati dal vostro entusiasmo, dalla gioia, ma anche dal timore di quello che sarà il dopo. Non abbiate paura. Gesù oggi con l'Eucaristia si dona a voi e vi chiede di rimanervi accanto, un fratello, un amico, un consigliere, per poter affrontare insieme il percorso della vita. Il verbo rimanere, che spesso in questi giorni di catechesi avete ascoltato ed imparato a percepire in maniera diversa, deve far sì che capiate che Gesù rimarrà sempre al vostro fianco, anche e soprattutto quando la strada sarà in salita. Noi genitori faremo di tutto per restarvi accanto, ma quando ad un certo punto spiccherete il volo, sapremo che non sarete mai soli, perché Gesù vi accompagnerà sempre e in questa meravigliosa amicizia di luce scoprirete la gioia della vita. Auguri a tutti. Grazie.
cielo, i nostri percorsi bellissimi che continueremo a fare, cercando di non perderci semplicemente di vista. E allora che il Signore davvero possa accompagnarvi, accompagnare le vostre famiglie, ma soprattutto farvi sperimentare che c'è sempre qualcosa in più da cercare, c'è sempre qualcosa in più da scavare, c'è sempre una vetta in più da raggiungere. C'è pure degli amici alpinisti qua che sono venuti a trovare la sua persona, ecco, c'è sempre un'altra vetta dopo quella che hai fatto, sei caduto e poi risale e poi ancora e poi si continua. Ecco, essere cristiani non significa fare le belle statuine tutti quanti con le mani così oppure cercando, no, il cristiano è un agente segreto che cerca di mettere la parola di Dio in ogni istante della sua vita e nella vita di coloro che gli stanno attorno. Allora riceviamo la benedizione e che davvero il Signore possa abitare nelle nostre di vite. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente e buono, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Date gloria a Dio con tutta la vostra vita e andate in pace. Yeah.